In seguito all'installazione, si è creata quest'altra icona riconoscibile da questa freccina e il collegamento al programma vero e proprio. Una volta che ho ottenuto questo, dunque, questi altri due file li posso tranquillamente cancellare. Sono stati utili per l'installazione, ma ora non servono più. Quindi faccio elimina e rispondo di sì. A questo punto ho messo sul mio desktop due brani, due file MP3, due canzoni, una di Zucchero e una di Vasco Rossi, che utilizzeremo per fare una prova, per fare un esercizio. Quindi apro il programma, apro Audacity, chiudo la guida e da File apri, apro per esempio la canzone di Vasco Rossi. Mi sono già posizionato sul desktop, la vado a cercare, eccola qua, e la apro. Quello che voglio mostrarvi è come fare per estrapolare dalla canzone soltanto il ritornello. Supponendo appunto di voler usare questa canzone come suoneria per il mio cellulare, certamente non vorrò far partire l'intera canzone da 4 minuti come suoneria, ma voglio far andare solo il ritornello e che parta direttamente senza cantare prima la strofa. Quindi il lavoro che faremo sarà individuare nei 4 minuti di canzone, questo 4 sono 4 minuti in pratica, il pezzo del ritornello che sarà 15, 20 secondi, estrapolarlo e salvarlo come un MP3 a sé stante, che poi caricherò sul mio telefonino via USB ovviamente e lo utilizzerò come suoneria. La prima cosa da fare adesso è zoomare la selezione, perché tutto questo blu non è altro che l'onda sonora del file MP3 della canzone che suona, ma così non si capisce perché è zoomato troppo all'indietro, siamo troppo lontani, mettiamola così. Qui ci sono queste due lenti di ingrandimento, il più mi permette di zoomare in avanti e vedete che quanto più zoom in avanti più si nota la forma dell'onda sonora, mentre il meno mi permette di tornare indietro fino addirittura a tornare allo zoom iniziale. Quindi con il più zoom fino ad un punto in cui, ecco, si comincino a notare non più i minuti ma i secondi. Questi sono 15 secondi, 30 secondi, vado ancora un po' avanti. Ecco, probabilmente questo è il livello di zoom più adatto, perché vado a 5 secondi per volta, ma potrei anche aumentare, arrivando addirittura anche al mezzo secondo o anche di meno. Ecco, mi fermo quindi a quello zoom che andava a 5 secondi per volta. Eccolo qua. E quindi comincio a posizionarmi in alcuni punti casuali del brano, dell'onda sonora, per cercare di beccare, devo andare un po' a fortuna purtroppo, l'inizio del ritornello. Proviamo a 20 secondi, metto in play, ora probabilmente non si sentirà benissimo dalle casse del computer, quindi cercate anche di andare un po' ad immaginazione e seguire la mia voce. Clicco play. Ecco Vasco Rossi che suona, ma questa è la strofa. Quindi mi fermo, questa era la strofa, devo andare un po' più avanti per cercare il ritornello. Vediamo un po' che cosa succede a 40 secondi o giù di lì. Metto play. Siamo ancora sulla strofa, però siamo quasi alla fine, quindi probabilmente, ecco, vediamo un po' se verso i 57-58 secondi ce la facciamo, metto in play. Ecco che ci siamo. Bene, abbiamo riconosciuto l'inizio della strofa intorno ad 1 minuto e 5 secondi. Riproviamo un attimo, mi metto qui che sono 1 minuto e 3 secondi e mezzo circa. Metto play per riprovare. Benissimo, il punto di inizio è proprio questo. Ora con lo stesso sistema bisogna individuare il punto in cui finisce il ritornello stesso. E quindi ci mettiamo un po' più avanti, proviamo a 1 minuto e 16 secondi. Vado in play. Qui il ritornello è già finito, in pratica questa canzone è un ritornello molto breve, almeno nella parte iniziale. Probabilmente ci conviene dunque andare a cercare un ritornello più avanti che sia un po' più lungo. Dunque, proviamo a spostarci un po' più avanti. Vediamo magari di arrivare verso la fine del brano, quindi oltre i 3 minuti. Ecco, per esempio, qui dove vedo che l'onda sonora comincia a diventare un po' meno spessa, probabilmente è di nuovo una strofa dove di solito in una canzone la strofa è un po' più calma rispetto al ritornello, no? Quindi potrei andare a cercare proprio in quella zona, vediamo un po', ecco qui. Siamo a 2 minuti e 45 secondi, ripeto, questo mi fa intuire che potrebbe essere più o meno la strofa, e quindi questa è la fine. Vado in play. Sì, siamo ancora su strofa, vediamo un po' più avanti, proviamo poco prima dei 3 minuti, play. Ci siamo.
Ok, questo deve essere un ritornello finale, quindi decisamente un po' più lungo. L'abbiamo preso prima dei 3 minuti, vediamo dove finisce. Mi metto a 3 minuti e 20 quasi. Ce n'è ancora, vediamo verso i 3 minuti e 30 secondi. Ecco, a 3 minuti e 30 secondi era proprio la fine del ritornello. Quindi questo ritornello inizia poco prima dei 3 minuti, forse mi conviene qui fare uno zoom indietro con il meno, ecco, per riuscire a vedere da poco prima dei 3 minuti a poco dopo i 3 minuti e 30. Riproviamo un attimo, mi metto un po' prima di 3 minuti play. Sì, diciamo che potrei anche partire a 3 minuti. Sì, possiamo partire a 3 minuti, vediamo a 3 minuti e 30 cosa c'è. Ok, allora io voglio prendere tutta questa parte. Ora, tenendo premuto, non faccio altro che evidenziare il pezzo di brano che ho individuato e che mi interessava. Quindi, da un attimo prima i 3 minuti fino a un attimo dopo i 3 minuti e 30. E non devo fare altro che un taglia ed incolla. Quindi, modifica e taglia. E quindi, qui ho tolto il pezzo dalla canzone. Poi faccio file nuovo. Quindi, creo un nuovo brano, una nuova onda sonora. E un bel modifica, incolla. Ora ho un brano in pratica, se vado a zoomare all'indietro, che dura solo poco più di 30 secondi e guarda caso sarà soltanto il ritornello. Mettiamo in play. È il nostro ritornello, vediamo se finisce bene. Perfetto, ora l'unico difetto è che inizia e finisce un po' netto, senza un fade in o fade out, si dice in inglese, cioè senza un'insolvenza all'inizio, ossia un volume che aumenta gradualmente all'inizio, e senza una dissolvenza, ossia un volume che diminuisce gradualmente alla fine. Lo possiamo fare facilmente con Audacity, questo, aumento un po' lo zoom, e quindi supponendo di voler avere qui, diciamo così, facciamo 7 secondi di fade in. Quindi di volume che nel giro di 7 secondi, come l'accelerazione di un'automobile, dal minimo aumenta fino al volume pieno. Seleziono quindi questa zona di 7 secondi e vado su effetti. E come vedete, abbiamo proprio il comando dissolvenza in entrata. Io ho avuto un attimo di disorientamento perché ero abituato alla versione inglese del programma che dice fade in, fade in, va bene? Comunque è questo, dissolvenza in entrata. Lo clicco e si nota proprio la forma dell'onda sonora che va in accelerazione, diciamo così, in aumento graduale. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Premendo questo pulsante viola, vado all'inizio del brano, metto in play. Ecco, probabilmente non riuscite a sentirlo bene, ma io vedo che è perfetto, proprio il volume aumenta gradualmente, è venuto perfetto. Faccio lo stesso alla fine, quindi mi piazzo alla fine del brano, cerco di beccare gli ultimi 7 secondi, facciamo gli ultimi 6, quindi di qua fin qua, e faccio da effetti, questa volta dissolvenza in uscita, c'è qualcosa che non me lo fa funzionare. Vediamo un po'. Probabilmente il motivo per cui non funziona è perché ho lasciato in pausa, quindi magari provo a premere lo stop e vediamo se ora il problema si risolve. Quindi prendo gli ultimi 6 secondi, vabbè, più o meno, effetti, ecco che non sono più grigie le voci. Quindi ecco, non fate l'errore che ho fatto io, ricordatevi di premere stop, altrimenti poi non funzionerebbe. Ed ecco la decelerazione finale, vediamo se funziona. Metto in play, sarà a tutto volume e poi diminuirà gradualmente. Perfetto, direi. Metto stop per non fare lo stesso errore di prima. Quindi in pratica ora torno all'inizio del brano, lo zoom anche un po' indietro per vedere la totalità, quindi accelerazione, suono pieno, decelerazione, no? Fade in e fade out, non mi resta che salvarlo. Nel salvare bisognerà utilizzare quel encoder MP3 che abbiamo installato all'inizio. Quindi vado su file. E vado a fare un bel esporta, quindi non salva, ma esporta, perché voglio esportare in MP3, salvare in MP3. Clicco esporta e qui sotto invece che WAV, che è il suono ad alta qualità, il WAV, ma di solito noi usiamo l'MP3 che è compresso, vado a scegliere file MP3. A questo punto mi metto sul desktop, il nome è Ritornello Vasco, per esempio, clicco salva.
e mi vengono chieste alcune informazioni aggiuntive che io non voglio mettere. Cliccando OK, parte, come vedete, l'esportazione. Ok, sembra che abbia finito. A questo punto io chiudo senza salvare le modifiche, chiudo tutto senza salvare le modifiche. Dovrei avere sul desktop il mio brano nuovo che si chiama Ritornello Vasco. Lo vado ad aprire con un altro programma, quindi non con l'Audacity, ma con il programma che ho in questo caso installato per far ascoltare i file MP3. Eccolo qui. E il risultato è perfetto. Prova ad andare alla fine. Perfetto, direi. Quindi ora questo brano che è stato ottenuto da questa elaborazione, da questo editing, lo dovrò poi portare sul mio telefonino. Chiaramente questa procedura cambia da telefono a telefono, dovreste guardare il manuale del vostro telefono e potrò impostarlo come suoneria.